Bellissima relazione di Beatrice che era veramente perfetta. Però per ricongiungermi, se volete, alla discussione che abbiamo fatto questa mattina, visto che tu sei partita citando la marcia delle vedove e quello da cui questa marcia nasce è appunto questo uomo impresa, e maschio tra l'altro, no? Facilmente. Che per il quale si usano poi tutte le categorie, no? Abbiamo citato l'investimento, parole come capitale umano, eccetera, eccetera, quindi categorie proprio dell'impresa, detto che esso è uomo, che di fronte alla crisi, e invece di andare verso l'elogio del fallimento, si dà la morte. Quindi, questo per ricongiungerci alla discussione di stamattina, e quindi alla necessità di un'indagine e di un'inchiesta, di un'autoinchiesta sulle questioni della vita, mi sembra assolutamente significativo, cioè il fatto che tu fuori dalla dimensione del lavoro, nel momento in cui perdi il lavoro, nel momento in cui sei soggiogato dal debito, è come se perdessi di senso, quindi la tua vita perde il senso, quindi tanto più necessaria e obbligatoria questa decostruzione della retorica lavorista, no? Dentro la quale siamo completamente presi, soggiogati e schiavi, ecco. Questo. Stavo aspettando se magari qualcun'altra voleva riprendere un po' le fila del discorso rispetto a quanto è stato detto stamattina, perché non c'ero purtroppo, e quindi invece mi attengo alla sintesi, più che altro al piano del discorso che hai proposto te, Bea, su cui sono molto d'accordo, e aggiungendo, portando un elemento di riflessione che senz'altro avete già discusso, cioè probabilmente è già uscito, insomma, però è un po' la cosa su cui mi interrogo. Perché non ripercorro i passaggi analitici e politici che sono stati fatti da Bea e su cui sono molto d'accordo. Vado a parlare di questo. Forse, cioè, in realtà, allora, siamo in una situazione che può essere anche una opportunità straordinaria, se vogliamo, nel senso questo cambiamento e la tensione che c'è, il cambiamento dei rapporti di potere all'interno dei grandi soggetti economici, che è così evidente oggigiorno, potrebbe anche essere una grossa possibilità sia per esercitare la critica che per esercitare la proposta del conflitto, se vogliamo, perché penso che non sia ma è stato così evidente come in questi, cioè adesso, negli ultimi anni, quanto in realtà l'opzione socialdemocratica, passatemi la sintesi, non sia più tale, cioè non sia più una scelta, non sia più una possibilità, specialmente in Europa o in altri paesi nei quali anche noi dei movimenti per certi anni abbiamo avuto la possibilità di poter pensare che se tutto andava, sì, se le cose non erano perfette, comunque potevamo ad esempio dedicarci a delle reti nostre di protezione, potevamo esercitare la lotta e il conflitto in determinati ambiti ben precisi, ma che tutto sommato, diciamo, un impianto generale fosse fisso, fosse dato, in pratica che il capitale non si evolvesse più, cioè quello era l'assetto definitivo delle governi pressoché cioè proto-democratici, comunque con degli assetti istituzionali ben chiari e ben precisi, con un'arena politica definita, cioè naturalmente che ha subito un'evoluzione dopo gli anni 90, però gli ultimi 10 anni più o meno quella era, in gran parte dominata da posizioni, se vogliamo, riformiste, cioè interna a un sistema con il quale poteva esercitare in qualche modo delle forme di
progressiste di complementari di intervento, ma non rivoluzionarie, anche questo nel senso più ampio possibile. Cioè, oggi invece quello che sta succedendo anche nella patria del capitalismo, cioè in America, è proprio una messa a nudo invece del sistema così come si sta modificando, passando da un assetto che era quello degli ultimi anni a un assetto ancora più veramente violento e feroce nei confronti di certe soggettività, nei confronti della velocità e della durezza con cui certe decisioni, certe operazioni sono messe in piedi, no? Operazioni di natura economica e politica che spostano, cioè che coinvolgono molto pesantemente le vite delle persone, le vite reali delle persone. In questo senso noi da un lato parliamo ed esercitiamo, cioè infatti la nostra iniziativa si chiama Queering Occupy, no? Nel senso che ovviamente penso l'idea sia quella di portare un punto di vista LGBT e femminista all'interno, cioè che non è un punto di vista, cioè portando una componente importantissima all'interno di un movimento che però in modo diverso nel mondo si sta muovendo su questi ambiti. Il reddito di cittadinanza, il reddito di autodeterminazione, in questo senso secondo me è da mettere in relazione con, e questo significa però anche da parte di gay, lesbiche, femministe, aprirsi ad analisi altre e studiare un po'. Non è una lezione, però per esempio mi è capitato di assistere agli stati generali della precarietà e ci sono dei gruppi di lavoro importanti in Italia che lavorano sul reddito di cittadinanza e che hanno fatto anche ad esempio delle analisi quantitative, cosa per la quale notoriamente noi gay, lesbiche, gay e trans siamo negate. Cioè, in modo da arrivare a dimostrare che cioè, l'ordine di grandezza di una proposta come questa è percorribile, è viabile, è fattibile, con alcuni passaggi ben precisi. Nelle more di questi passaggi ci sono delle cosucce non da poco, che vuol dire riprendere tutto l'assetto attuale della protezione sociale in Italia, abolirlo e gestire queste risorse nell'ambito di una nuova forma di sostegno che i compagni hanno chiamato reddito di cittadinanza, noi vogliamo chiamare portiamo invece la proposta che sia un reddito di autodeterminazione, perché per la cittadinanza in questo senso per noi sono scelte di autodeterminate di vita insieme alle persone, anche insomma, anche questo è un aspetto da spiegare, insomma. Questo toccare diciamo l'attuale assetto dei contributi statali alla rete delle persone significa parlare di famiglie tantissimo, significa parlare di cassa integrazione, che sappiamo che è uno strumento di sostegno al reddito, che però passa in modo ben preciso attraverso dei canali tutti interni a rapporti di lavoro di un certo tipo, cioè per chi come me è stato 10 anni cococò o peggio, insomma, sa bene che e chi adesso lo è senza tante possibilità di altre forme di inquadramento contrattuale, sa che ne è escluso, no? Queste forme di sostegno sono servite, è vero che sono servite alle imprese, sono servite in primo luogo alla Fiat, no? Alle grandi imprese che hanno fatto un uso massivo negli anni per sostanzialmente rigettare sulla società il costo del lavoro delle persone a loro piacimento, però per chi ha preso la cassa integrazione e per le famiglie, così come le statistiche pubbliche inquadrano quella società che ne hanno vissuto e ne vivono come forma di reddito, non è una cosa da poco andare a diciamo toccare quello strumento, cosa che però va fatta, perché non possono esserci due canali, cioè non possono esserci in questo contesto e qui mi è piaciuto il discorso del qui ed ora che hai fatto te. Le nostre generazioni, che non sono neanche più una sola, ma che ormai vanno dai 18 a ben più di 50 anni nel mondo del lavoro, e debbono porre questo tipo di questione dicendo non possiamo più accettare una forma di sostegno che non sia
cioè, svincoli e sottraga risorse, invece quello che poi è una forma economica che per me che è politicamente motivata e sostenuta. In più si tratta anche di appunto dire ok, ci sono le risorse tradizionali destinate al sostegno delle persone, ci sono le spese, c'è il budget di uno Stato, no? C'è dal quale che noi guardiamo, che anche questo è un discorso che chi si occupa di reddito di cittadinanza ha fatto analiticamente, che non possiamo guardare. E anche lì si tratta di andare a dire e a vedere cosa intendiamo noi per lavoro come forma di sostegno e di supporto nelle scelte di vita, come fonte che può essere, che è di reddito, sì, ma in pratica non possiamo farlo senza andare a vedere come negli ultimi anni invece la gestione dei profitti del lavoro sia stata, non sia stata più ributtata nella società, sia stata sia sottratta di fatto allo Stato, se no sembra che noi, se no diciamo, c'è il rischio di porsi come un soggetto perennemente in attesa di un aiuto da non si sa bene chi, quando questo non si sa bene chi, e a tutti gli effetti a questo punto è il sistema di potere economico in questo momento, che in questa fase è bellamente in grado di nominare il proprio governo e le proprie figure carnali, cioè nel senso si incarna in tecnici in maniera diretta senza tante cortesie, no? Quindi cioè, non c'è più neanche il discorso di là. Quindi questa fase secondo me diciamo, è straordinaria da questo punto di vista, cioè che l'interlocutore, il nemico sta là, cioè sta là in maniera così evidente come mai prima forse. E noi non possiamo limitarci a chiedere a loro, anzi dobbiamo chiedere a loro una forma di cioè i soldi. Dobbiamo chiedere i soldi perché sono una risorsa e perché sono quello che serve per compiere delle scelte di trasformazione della società, ma proporre anche cioè proporre anche la revisione del sistema complessivo praticamente. Cosa che diventa ovviamente una cosa molto ambiziosa, però penso che cioè non siamo soli e che porsi in un'ottica di queering occupy, quindi che vuol dire guardare al lavoro che stanno facendo in vari continenti con esperienze e percorsi diversi, tanti gruppi di lavoro, significa anche la possibilità di cogliere degli elementi da riprendere, da rivalorizzare. Non so se mi sono spiegato. Scusa, già che ci sei, ci nomini anche chi sono i gruppi che nella rete dei precari stanno lavorando sulla quantificazione? Ah beh, te lo potrebbe dire molto chiaramente la Cristina. Sostanzialmente sono i gruppi milanesi e romani, cioè se non sbaglio. Poi adesso mi riferisco in particolare a una relazione che mi sembra che abbia fatto adesso magari. Però che alla rete del vino. Sì. Sì, che riprendeva però, non era, cioè diciamo, riprendeva una serie di lavori e di... Sì, i lavori fatti a Milano sono riportati così per essere sempre cario.